Siamo in presenza del presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto. Con lui, Emanuele Boaretto, affrontiamo una tematica importante, cioè la famosa transizione ecologica. Come avverrà appunto nella stazione termale, nel bacino termale? Ci spieghi un pochino appunto queste novità che vi riguardano e chiudiamo naturalmente il nostro collegamento anche parlando poi della situazione perché felicemente, glielo dico Presidente, vedo il suo albergo pieno di turisti. A lei la parola. Beh, innanzitutto questo fine stagione ci sta riservando una certa serenità, considerando quello che sta capitando a tutti noi italiani e alle aziende in particolare. Detto questo, dobbiamo riconoscere che l'intero bacino termale euganeo, noto come il più importante d'Europa per le cure termali, effettivamente è sempre stato ecologicamente sostenibile. Basti pensare che tutte le aziende, sfruttando la temperatura dell'acqua termale, riescono a offrire tutti i servizi senza produrre CO2. Praticamente in ogni albergo non esiste una caldaia per produrre il calore. Quindi da questo punto di vista siamo una realtà piuttosto fortunata. Cosa vi viene richiesto però per quanto riguarda magari novità e cambiamenti futuri? Senza dubbio, quello che viene richiesto a questo territorio, al di là di quelle poche cose che mancano nelle nostre strutture, è sicuramente un impegno da parte delle amministrazioni dell'intero territorio affinché questo, appunto, territorio sia sempre più ecosostenibile. Quindi bisogna puntare molto di più e realizzare sicuramente delle piste ciclabili, una copertura su tutto il territorio per quanto riguarda il wifi e accelerare il più possibile sulla produzione di energia rinnovabile dal sole con impianti di pannelli fotovoltaici che ancora, da un punto di vista pubblico, sono totalmente mancanti. Presidente, dicevo, aprendo il nostro collegamento, che felicemente vedo la sua struttura con tanti turisti. Turisti, lei mi aveva spiegato, telecamere spente che arrivano dal nord Europa. Beh, soprattutto i turisti che sono presenti, credo, in tutto il territorio, soprattutto sono di lingua tedesca. Dobbiamo anche sottolineare che in casa loro il tempo è più inclemente del nostro, qui invece stiamo vivendo una seconda estate che effettivamente sta regalando giornate bellissime di sole, dove la gente può tranquillamente stare sull'sdraio, sotto il sole, a prendere la tintarella. Le chiedo in conclusione come stanno andando le cose per il comparto. Complessivamente era partito bene questo 2022, anche sulla spinta del 2021 dopo la pandemia. Certo che questi incredibili aumenti sulle bollette di energia elettrica e gas e la guerra stanno facendo paura a tutti noi e speriamo che presto le cose si tornino a una situazione di normalità perché effettivamente altrimenti ne subiremo sicuramente ulteriori traversie e sicuramente delle amarezze che noi non vorremmo più vivere come quello che è successo durante la pandemia. Io la ringrazio Presidente per la disponibilità. Da Montegrotto, se non ci sono domande, è tutto a voi studio.